via Beltrami a Rione Rinvulturi al centro sociale per organizzazione del CIF, Centro Italiano Femminile, Cineclub, Unilabor e Amministrazione Comunale di Rionero, per una giornata di pace all'insegna della solidarietà grazie alla visione di un suo film che dura 50 minuti, che sta circolando nel mondo e quindi anche a Rionero e sarà anche a Melfi. Stamattina a scuola ai licei del campus con 400 ragazzi, oggi 400 persone ad ammirare e ad apprezzare il suo lavoro. Il seme di pace si sta diffondendo grazie anche al suo lavoro. Ma è sempre un'emozione perché trovi delle reazioni stupende dai ragazzi stamattina che continuano a inviare messaggi, che continuano ad esprimere dei concetti così forti. Allora questo mi fa dire quanto il cinema può essere veicolo. Può essere veicolo di cose negative se usato male, ma può essere soprattutto veicolo di semi proprio di pace e far crescere la pace. L'incontro col CINIT ormai tanti e tanti anni fa, che ci ha portato 10 anni fa ad Assisi a fare un incontro interreligioso importantissimo attraverso il cinema, e ritrovarsi qui oggi con così tanta gente che ha colto quel seme, ha colto quella forza che le donne di Gerusalemme, protagoniste del nostro film, cercano di dare al mondo, ma loro stesse hanno bisogno della forza degli spettatori, di chi si fa vicino e chi vuole dare, anche solo guardando un film, il proprio contributo al cammino di pace. Noi parlavamo appunto 10-11 anni fa ad Assisi in questo immenso, grandissimo lavoro che come CINIT abbiamo promosso e appunto come Cineclub di Sica eravamo presenti. Individuammo con gli altri colleghi del direttivo CINIT una mano davvero leggera e di grande profondità nel suo lavoro. Lia Beltrami oggi è una figura importante nel cinema, non solo della solidarietà, ma quanto anche del documentario che sappia testimoniare la pace. Questo lavoro ne è un grande esempio. Avrà ancora futuro, camminerà ancora questo suo lavoro? Questo film è una tappa di un cammino. E sono due i lavori su cui stiamo cercando di chiudere un pochino. Abbiamo girato in Kosovo la storia di una bambina rom paraplegica abbandonata e poi che incontra dopo tante porte chiuse un piccolo seme di speranza in una casa di accoglienza, e poi fra un mese e mezzo sarò a Erbil nel Kurdistan iracheno per testimoniare e cercare di dare luce a questi campi profughi cristiani che sono in mezzo stretti nella morsa dell'ISIS, e cercheremo di dare voce proprio a loro. C'è il rischio dunque nel suo lavoro. Lia con la famiglia ormai ne fa una missione di vita, quindi il cinema come veicolo di testimonianza, al di là di quello che può essere un reportage giornalistico. Lei fa cinema con il suo documentario, dicevo è rischioso. Quanto vale allora tutto questo? Vale la pena spendersi e anche rischiare la vita? Per poter raccontare una sola verità vale tutta una vita. Finché noi possiamo lasciare una traccia delle cose così come sono, finché possiamo scoprire quel germe di bene, quel piccolo scintilla di luce nei mondi più bui, nelle zone in conflitto, nelle zone di guerra, vale la pena non stare seduti sul sofà e mettersi ed esporsi. Io questo lo posso fare proprio perché è condiviso da tutta la famiglia. Se ci fossero le figlie a dire no mamma stai a casa, non ce la farei. Una volta che volevo mollare, mia figlia mi ha detto mamma ma ricordati che non lo fai per te, ricordati per chi lo fai, e allora mi ha dato la forza e il coraggio per andare avanti. Come associazione di donne, la cui sede è a Roma, quest'anno il Centro Italiano Femminile festeggia i suoi 70 anni. Io, avendo visto questo film, Donne di Fede per la Pace, ho ritenuto che le finalità della mia associazione ben si coniugavano con questo film. Un film documentario non da lunga durata, che condotto da una italiana, la trentina Lia Beltrami, poteva mettere insieme delle donne leader di religioni di 7, anzi un G8, partendo da una donna atea alle rappresentanti di diverse religioni presenti sul territorio di Gerusalemme. Lei è riuscita e il suo progetto continuerà nel futuro e coinvolgerà anche le nostre associazioni.